Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, sono Blaziken68, benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati su Dragon Ball Fighters e quest'oggi, come è stato per Vegeta Blue, siamo all'interno dello showcase, tra virgolette, di Zamasu Fusione. Prima di iniziare però ci tengo ad avvisarvi che questo video è stato realizzato in collaborazione con Oasis Games e con Naruto Online, gioco per browser completamente gratuito che potete trovare tranquillamente in descrizione, trovate il link e vi invito a farci un salto perché per gli amanti di Naruto è sicuramente un gioco che secondo me vale davvero la pena. Comunque ne parleremo meglio durante il video, ci sarà un piccolo inserto in cui ve ne parlerò un attimino e poi ne parleremo a fine video. Quindi signori, io direi che a questo punto possiamo immediatamente iniziare per l'appunto con lo showcase di Zamasu, partendo come al solito dall'allenamento. Perfetto signori, eccoci nell'addestramento con Zamasu. Allora, iniziamo come al solito, prima di tutto col vedere le combo standard, nemmeno autocombo, ma le combo soltanto di quadrato, triangolo e magari, vabbè, cerchio non è che ha le combo. Ovviamente non vado oltre nemmeno nelle autocombo perché non ne sono in grado minimamente, ovviamente parlo sempre da profano, vi porto questi video giusto per farvi vedere un attimino il personaggio, però ci tengo sempre a ribadire che davvero Fighters non fa per me, nel senso ci ho giocato davvero pochissimo e non so giocarci, quello è il punto. Quindi, allora, partiamo immediatamente col vedere le combo normali di quadrato, quindi sono queste qui. Come potete vedere, credo che si concatenino anche abbastanza bene, non so darvi delle valutazioni sul personaggio effettivamente, o meglio ve le proverò a dare dopo, però ovviamente prendetele sempre con le pinze. Passiamo poi alle combo di triangolo. Ok, quindi praticamente andiamo costantemente con la giustizia divina a quanto pare, quindi con tutte queste scivolate dell'aura, molto molto figa sicuramente. E poi abbiamo infine il solito calcione con cerchio che scaraventa il nemico dall'altra parte del ring, molto molto carino, quindi sinceramente ci sta come combo, è carino, che poi tra l'altro le combo di quadrato e triangolo standard sono quelle che so utilizzare, quindi lasciamo perdere. Poi andiamo a vedere un attimino nelle mosse speciali cosa abbiamo. Allora abbiamo giustizia eterna che praticamente si effettua tramite la mezzalunetta, non proprio però vabbè chiamiamole sempre mezzalune, dal basso verso destra o sinistra, quadrato, triangolo o cerchio. E la versione cerchio consuma un indicatore dell'aura, però è eseguibile anche in aria questa mossa. Quindi vediamola, questa qui è giustizia eterna, questa è con triangolo, questa qui è con cerchio, solo che come vedete ci consuma un indicatore ma probabilmente facciamo più danni, credo. Vediamo un attimo, ma non mi sembra nemmeno più di tanto. Proviamo a concatenarla, vediamo se ci riusciamo. Vabbè, qualcosina riusciamo a fare, quindi non male, non incredibile, ma alla fine una scivolata dell'aura questa. Poi abbiamo parete di luce che si effettua al contrario, quindi mezza lunetta nel senso opposto del personaggio, quindi quadrato, triangolo, cerchio. Vediamo un attimino. Quindi questa qual era? Parete di luce, vediamo. Ah, ok. Quanto danno fa? Vediamo un attimino. Vabbè, non male. Un'altra volta parete di luce, ma proprio questa qui si carica o sbaglio? Vediamo un attimo. No, non si carica in realtà. Però è stranissima sta roba perché si mettono sta... Non lo so, sembrano quasi delle... delle antenne. Cioè, facciti... Guardate che sembrano delle antenne che stanno qui su Zamasu. Poi te attacchi e partono così immediatamente. Ma non male, non male. Poi abbiamo ordine divino, vediamo un attimo. Ok, questa è carina, devo dire la verità, molto molto carina, eseguibile anche in aria, vabbè, immaginavo, non male. Abbiamo poi lampo celeste, vediamo. Ah, ok, lo fa volare. Oddio, è particolare questa qui, ma possibile che si concateni in qualche modo? Cioè, secondo me ci deve essere qualcosa di particolare questa mossa, perché non capisco, cioè, lui per il momento qui vola. Ed è che credo sia il primo personaggio in assoluto del gioco che riesca a volare effettivamente in modo libero. Ed è figa come cosa, però devo capirne l'utilità. Ma poi, vabbè, ovviamente mi affido a voi, sicuramente ci saranno tanti di voi che sanno giocare decisamente meglio di me. Io non so per nulla giocare a questo gioco, quindi fatemi sapere quale potrebbe essere in realtà l'utilità proprio di questa mossa, perché non riesco a trovarne una. Abbiamo poi collera divina, che vabbè, è la solita che tutti conosciamo. Ovviamente va utilizzata un pochino più vicino.
Ecco qui, perfetto. Magari potremmo concatenarla con il volo di Zamasu, che ho già dimenticato il nome, con Lampo Celeste. Che perché si chiama Lampo Celeste poi me lo spiegheranno. Vabbè. Poi abbiamo Lame del Giudizio, che dovrebbe essere a questo punto... Vediamo un attimo. No, ok, non è la suprema questa qui assolutamente. Però non male. Non male veramente, non male come mossa. E poi infine vediamo un attimo la suprema, che è questa qui. Ed è bellissima. Ed è stupenda questa qui. Ora voglio vedere un attimino fin dove riesce ad attaccare. Vediamo un attimo. Ah, perfetto, riesce ad attaccare. Allora, si crea probabilmente una sorta di... come dire, di frame, di... non ne ho idea cosa. In cui comunque è possibile riuscire a beccare il nemico. Ora, se il nemico riesce a capire effettivamente che state per effettuargli la suprema, e riesce anche a capire dove sta per attaccare, ve la evita tranquillamente. Quindi credo che questa qui, come al solito, vada concatenata come si deve. Non so in quale modo, sinceramente. Anche perché qui sto combattendo davvero all'insegna dell'ignoranza. Poi soprattutto con un personaggio che vedo qui per la prima volta. Però, insomma, come personaggio mi sembra davvero molto molto carino. Veget Blue secondo me è nettamente superiore, però lui è comunque carino. Con R2 fa praticamente la stessa identica cosa. E quindi credo di non star perdendo praticamente nulla. Vi ho fatto vedere almeno le mosse basilari, queste qui che troviamo all'interno delle mosse speciali. Ovviamente lasciamo perdere le autocombo. E quindi, signori, direi di spostarci un pochino nell'arcade per provare effettivamente sul campo questo personaggio. Quindi ci vediamo nell'arcade. Naruto Online, gioco sviluppato da Oasis Games ed unico ed ufficiale browser game dedicato al mondo di Naruto. Il gioco riesce fin da subito a ricreare l'atmosfera originale del manga, garantisce il rispetto del materiale originale ed è anche una fedele riproduzione del mondo di Naruto, a partire dalla storia degli inizi fino ad arrivare a Naruto Shippuden. Una volta effettuato l'accesso in gioco, avrete la possibilità di scegliere il vostro ninja iniziale. Ogni ninja ha un proprio elemento, parliamo ad esempio di fulmine, di acqua, di fuoco, di terra e di vento. Inoltre, durante il gioco vi saranno presenti degli eventi a tema e vi sarà anche una modalità in cui sarà possibile effettuare delle battaglie affrontando dei boss, come ad esempio la volpe a 9 code. Il gioco, ovviamente, essendo un browser game, non ha la necessità di essere scaricato, ma comunque vi darà la possibilità di scaricare un mini client su cui far girare a meglio tutto il motore di gioco. Inoltre, per concludere, nel 2016 il gioco si è aggiudicato il premio come miglior gioco dell'anno nella categoria browser game e giochi per Facebook. Vi invito quindi a dargli assolutamente uno sguardo, perché merita, secondo me merita tantissimo, e trovate ovviamente il link in descrizione, quindi fateci un salto. Perfetto, signori, eccoci quindi in battaglia. Allora, siamo contro Trunks, Goku e Vegeta, come potete vedere. Quindi ho scelto delle squadre abbastanza in tema, ecco. La nostra squadra è formata da Zama. Fermo Trunks, fermo così, però oddio, devo switchare assolutamente, perché qui altrimenti già iniziamo malissimo. E dammi lo switch con Black Goku, per favore. Partiamo subito. Eccola qui, Kamehameha con Zamasu. E Zama e te lo pigli una volta. Niente, non se lo piglia, è incredibile. E dai, non ci mettere troppo tempo. Goku, ferma. Vabbè, sì. Sì, come? Come? Come no? Come no? Come no? Usciamocene da sta morsa, per favore. Ah, niente, non l'abbiamo beccato. Ah, beccati sta mossa. E quindi, niente da fare. Senti, beccati il laccio divino. Ecco qui, fatelo esplodere in petto con tutta... con tutta cosa. Cosa sto per dire? Non dire parolacce, Blaze, mi raccomando. Non si dicono le parolacce. Allora, andiamo un attimo di Goku qui. Oh, Kamehameha incredibile, impressionante. E poi possiamo tornare immediatamente di Zamasu. Allora, attiviamoci un attimo il potenziamento qui. Recupero salute, perché altrimenti
Cioè stiamo usando tutti praticamente la Nezamasu per farvi capire. Eeeh, sì, ancora, come no? Come no? Certo, sono d'accordissimo, guarda, sono d'accordissimo. Tant'è vero che... l'abbiamo... Ma non l'ha beccato una volta! No, non ci credo. No, 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 ditemi che è uno scherzo, per favore. Vabbè, sì, 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 come no? Zamasu, Zamasu bocciato. Zamasu bocciato, guarda, c'è Kuya. Ma che difficoltà c'è? Beh, che dovrebbe essere bassissima per chi sa giocare, però cioè, cos'è sta roba? Ci stanno andando fortissimo sti qui, eh. Ah, vabbè, ho combinato. Dai. Dai che lo devi buttare solo giù. Vabbè, stavo aspettando che scendesse. Va bene. Allora, Goku Black sta messo malissimo. Io direi di passare di nuovo con Zamasu. Anzi, ricarichiamoci giù. Vabbè, gli diamo il KO così. Insomma, abbiamo utilizzato più gli altri che Zamasu in questa battaglia. Non mi ci trovo proprio. Bene che Black è uno dei personaggi che ho utilizzato di più in assoluto su Fighters, per quel poco che ci ho giocato. Però, bah. Vabbè, allora, io direi di passare alla prossima battaglia, la prossima ed ultima battaglia, e voglio vedere se riesco a farvi vedere la dramatic finish di Trunks contro Zamasu. Quindi ci vediamo dopo. Zamasu! 永遠の正義を歌う者だ。 Perfetto signori, eccoci nella seconda battaglia. Allora, continuiamo ad utilizzare Zamasu. Poi alla fine cos'è che facciamo? Andiamo di Trunks contro Zamasu e cerchiamo di concludere per l'appunto la battaglia proprio contro di lui, per far partire la dramatic finish. O almeno ci proviamo. Ci proviamo, attenzione. Quindi allora, continuiamo a devastare questo Goku. Perfetto. Io ora cosa devo fare? Devo un attimino entrare in campo con Trunks, perché devo vedere un attimo se riesco a fargli il fendente. Vediamo un attimo come si faceva. Però cerchiamo di non far crepare Trunks, che mi serve assolutamente. E Zamasu, e fermate un attimo. Sì, però Zamasu me lo devi, cioè ti devi togliere. Non devo combattere contro di te. Te devo affrontarti alla fine, non adesso. Dai, fai riapparire di nuovo Black, per favore. Scambiami Black. Dai che ce la puoi fare, lo so. Non farmi stare tutto sto tempo qui soltanto appresso a te, per favore. Dai, dammi Black assolutamente. Fammi sto favore. No, no, non devi farmelo uscire così Black. Devi farlo giocare. Devi metterlo al posto tuo. Allora, intanto guarda, ci sta facendo anche malissimo sto Zamasu, guarda. Allora, Black gli è tornato, ok? Quindi noi utilizziamo ancora una volta Zamasu. Dai, fammi entrare sto Black del caspito. Dai. Ci deve fare anche la suprema. Guarda te, guarda. E ci becca anche. Ci voglio mai credere. Ah, finalmente Black. Ah, io te aspettavo, Blackone mio. Vai. Allora, beccati. Ecco qui, l'uccellone incredibile. E poi... No, dai, dai, dai. Non cambiare di nuovo con Zamasu. Oddio. Qui è la fine, ve lo dico, è la fine. Guarda, guarda, guarda come si divertono, guardali. E qui è la fine davvero. Non riesco a farvi vedere la dramatic finish, mi sa, eh. Allora, dai, dobbiamo scappare da sto Zamasu. Dai, dai, dai. Dai, dai. L'ha lanciato, eccolo qui, per favore. Dai, dai, distruggiamo sto Black, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, ne sono sicurissimo, convintissimo, qualcosa. Allora, ecco qui, dai, abbiamo solo Zamasu da dover affrontare. Io ora non so come far partire effettivamente questa dramatic finish, quindi ci provo in un certo senso, eh. Ok, quel fendente va benissimo, quello lì va benissimo. È un fendente quello? Credo di sì. Vai Trunks, spammiamo quello, spammiamo quello! No, spammalo, spammalo, spammalo. Oh, e fermati. Oddio. Oddio, mi sa che non abbiamo fatto partire la dramatic finish. No, non l'abbiamo fatta partire, mi sa. No, abbiamo perso tutto sto tempo e non l'abbiamo fatta partire. Dai, se riesco ve la mostro a brevissimo, ok?
Ve la mostro subito. Non ci credo. Cioè, almeno mi sono divertito. Almeno questo. Ma non ci credo. Quindi signori, io direi dai che a questo punto possiamo anche terminare qui con questo video showcase abbastanza particolare, devo ammetterlo. E insomma, a questo punto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace se volete degli altri video di Fighters. E se vi è piaciuto questo video, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video. Vi ricordo inoltre che questo video è in collaborazione con Oasis Games e con Naruto Online. Vi ricordo RPG browser game disponibile gratuitamente, trovate ovviamente il link in descrizione, fateci un salto perché secondo me merita tantissimo. Quindi a questo punto signori, noi ci diamo appuntamento come al solito ad un prossimo video.